sensori switching sono logicamente quello che abbiamo bisogno di discutere dopo aver visto i convertitori DC-DC. A che cosa servono, quali sono gli obiettivi che permettono di raggiungere? Beh, il fatto è di avere un'uscita regolata, sono dei sistemi che comprendono internamente ovviamente anche un regolatore, l'isolamento dalla rete di alimentazione, l'isolamento elettrico del circuito a valle dell'alimentatore dalla rete di alimentazione, dalla rete di distribuzione dell'energia elettrica, e poi spesso uscite multiple. Tipicamente un alimentatore, ad esempio, da PC desktop ha diverse uscite, 12, 5, 3, 3 volt, che vengono tutte ovviamente ottenute a partire dalla stessa 220. Allora, per capire bene il caso d'uso degli alimentatori switching, adoperiamo come confronto gli alimentatori lineari, giusto per evidenziare le cose principali che li distinguono come confronto. Gli alimentatori lineari, diciamo, fino a una direi che fino a una ventina d'anni fa erano usati in quasi tutte le applicazioni esclusivamente di potenza, diciamo, entro qualche centinaia di watt, esclusivamente alimentatori lineari 20-30 anni fa. Poi, quando i costi degli alimentatori switching sono calati per l'uso in MOSFET di potenza, pian piano gli alimentatori switch hanno mangiato, diciamo, spazio, casi d'uso agli alimentatori lineari, e attualmente si usano alimentatori switching anche per potenze particolarmente basse. Gli alimentatori lineari si capiscono molto facilmente, per questo sono comodi da usare come riferimento. Quali sono le cose più importanti? Io questo discorso un po' l'abbiamo già fatto, ma io ormai troppo tempo fa, bisogna che lo rifacciamo. Si parte, immaginiamo di partire da una 220 alternata a 50 Hz, in un alimentatore lineare che cosa abbiamo bisogno di avere? Prima di tutto un trasformatore a 50 Hz che serve per ottenere l'isolamento elettrico, un raddrizzatore, che simboleggio con una scatola e un diodo per far capire che l'elemento raddrizza, e un filtro che nel modo più semplice può essere una capacità. Quindi qui in uscita abbiamo una tensione continua, non regolata. C'è un sacco di ripple sovrapposto, ma soprattutto se varia la tensione, l'ampiezza e la tensione alternata, ovviamente varia anche questa tensione. E poi qua abbiamo il regolatore vero e proprio, che nel caso lineare è fatto con un transistore cosiddetto di passo. C'è un transistore attraverso cui si fa passare tutta la corrente che va a finire nel carico, quindi immaginiamo che questo qui sia il carico, rappresentiamolo come una resistenza, ma insomma non ci importa che sia lineare o meno. Qui c'è la tensione che vogliamo avere regolato sul carico, e c'è un meccanismo di controllo. In pratica si prende la tensione del carico, si confronta con un riferimento e in base al confronto si fa uscire una tensione di controllo del transistore di passo. Questo blocco può essere direttamente un amplificatore di differenza, no? Un amplificatore differenziale. Okay, questo sapete come funziona, non mi dilungo, vi voglio soltanto sottolineare quali sono i difetti di un sistema del genere. Ci sono due difetti che vanno eliminati. Uno è il trasformatore a bassa frequenza, perché il trasformatore a bassa frequenza è grande e pesante, ha bisogno di un nucleo di materiale ferromagnetico che lo rende pesante, ingombrante. E poi c'è il transistore, il bipolare in questo caso, in zona attiva diretta, cioè in una regione di funzionamento in cui dissipa un sacco.
perché chiaramente qual è la potenza dissipata? È praticamente Iout per la differenza tra la tensione non regolata e la tensione regolata. Siccome la tensione non regolata deve essere più alta della tensione regolata e può variare anche molto, vedete bene che la potenza dissipata in questo transistore non è trascurabile. Va bene? Questo è un problema classico degli alimentatori lineari, è il motivo per cui tipicamente l'alimentatore lineare si usa quando è sopportabile il consumo di potenza del transistore, non si usa quando non è sopportabile. Ed non è un motivo dato dal risparmio energetico, quello spesso è secondario, il motivo principale è che un transistore che dissipa così tanto si scalda e va raffreddato. Quindi dal punto di vista dell'ingombro, della complessità del sistema di raffreddamento può essere fastidioso. Okay? Quindi quello è il motivo principale per cui quando la potenza è elevata comincia a essere conveniente cercare un'altra soluzione. Poi questa soglia di potenza alla quale conviene non adoperare un alimentatore lineare, come vi dicevo, nel tempo si è spostato. Adesso sono applicazioni per cui a microwatt non si usano più alimentatori lineari. Chiaramente dipende dal contesto, da quello che è l'esigenza principale. Ha dei pregi comunque l'alimentatore lineare, e i pregi sono essenzialmente due, che è semplice da fare e che non c'è EMI, cioè electromagnetic interference. Essendo praticamente tutto in continua, non introduce disturbi nel sistema. La semplicità vuol dire basso costo, eh? In pratica. Allora, detto questo, vediamo invece come è fatto un alimentatore switching, e così siamo in grado di apprezzare per differenza le qualità. Allora, partiamo da una AC 50, diciamo 60 Hz, 50 se siamo in Europa, 60 se siamo negli Stati Uniti. Poi, e questo si capirà bene perché c'è bisogno di un filtro per l'interferenza elettromagnetica, perché come essendo un sistema switching, questo si può già dire prima di aver vissuto il circuito, assorbe una corrente a impulsi dalla rete, l'alimentatore switching, e quindi introduce dei disturbi alla frequenza di switch nella rete elettrica. Quindi c'è bisogno di un filtro per fare in modo che questi disturbi non si propaghino nella rete elettrica. Poi abbiamo un filtro raddrizzatore direttamente a 50 Hz senza il trasformatore. Bene, quindi dopo questo filtro raddrizzatore c'è qua una continua non regolata. Ecco. Allora, qui c'è un blocco dove viene fatta la conversione con DC-DC. E all'interno di questo blocco si ha anche l'isolamento. Allora, che cosa viene fatto qua? Ci sono due fasi distinte. Cioè, una fase in cui questa continua viene trasformata in un'alternata ad alta frequenza, e questa alternata viene portata a un trasformatore e di nuovo filtrata e raddrizzata. Filtro raddrizzatore di nuovo. Quindi questo qua è la caratteristica principale. Questo è un trasformatore
alta frequenza. Cosa importante, a che cosa serve il trasformatore? Ci serve a garantire l'isolamento galvanico, no? Tra un blocco e l'altro, e l'isolamento, quindi questa sezione che ho fatto tratteggiata separa due zone isolate galvanicamente, quindi tra cui non c'è un diretto contatto elettrico. Il fatto che sia alta frequenza mi consente di farlo molto più piccolo e tipicamente senza nucleo ferromagnetico. Quindi dal punto di vista dell'ingombro c'è un notevole vantaggio. In uscita c'è la continua regolata. Com'è che avviene la regolazione? Beh, ovviamente va fatto un controllo. Come si fa? Si prende questa tensione, si confronta con una tensione di riferimento, quindi con la tensione che si desidera, si porta a un amplificatore differenziale, ciò che fa la valutazione della differenza, e che controlla un modulatore PWM. Questo è un diciamo modulatore PWM che ha come uscita di nuovo una alternata. Questo è un altro trasformatore secondario che mi consente di... Dunque, quindi, che cosa mi spiego meglio? Che cosa dove passo l'informazione al ritorno? Passo l'informazione, ad esempio, nel duty cycle di un'onda rettangolare. Il duty cycle di un'onda rettangolare è proporzionale all'errore, a questo serve un modulatore PWM, pulse width modulation. Quindi questo errore viene amplificato, sulla base dell'errore aggiusto la modulazione di un'onda rettangolare. L'onda rettangolare è a frequenza elevata, quindi ho un altro trasformatore in alta frequenza che mi consente di mantenere l'isolamento galvanico tra le due sezioni. L'informazione viene passata al secondario, viene interpretata e questo è il circuito di controllo dell'interruttore. Quindi questo circuito qua controlla questo. Quindi diciamo il duty cycle sul segnale di controllo impone il duty cycle sul convertitore DC-AC che trovo qua nella prima sezione. Quindi ho i soliti due percorsi di qualunque sistema di potenza: il percorso di conversione della potenza e il percorso di controllo. Allora, noi dobbiamo vedere bene come è fatta questa parte, però se vi ricordate quello che abbiamo visto qui, che cos'è che dovete ricordare? Quello che abbiamo visto sui convertitori DC-DC con induttore, i primi che abbiamo visto, vi ricordate che è lì il duty cycle del segnale di controllo determina la tensione d'uscita. Quindi in questo caso il duty cycle del segnale di controllo viene determinato confrontando la tensione d'uscita con la tensione di riferimento, con la tensione che vogliamo. Quindi tutto questo blocco serve semplicemente a far passare questo segnale a far passare il duty cycle e modificare il duty cycle del primo switch. Ok, adesso entriamo un po' in dettaglio poi di come queste cose vengono realizzate. Si capiscono alcune cose, in pratica si riesce a compensare gli svantaggi che aveva l'alimentatore lineare, perché si vedono i vantaggi quali sono. Innanzitutto, vedete, in pratica ci sono i transistori che funzionano soltanto come interruttori, quindi transistori
sono switch, quindi sono in stati di basso consumo, o sono un circuito aperto, o un cortocircuito. Quindi idealmente se il transistore usato come switch avesse un consumo ideale, cioè nullo in tutti i casi, vedete in pratica non ci sono altri elementi che possono dissipare. Okay? Classica situazione del circuito di potenza, e questo nella pratica consente di ottenere delle efficienze di conversione dal 70 al 90% con facilità. Sono molto elevate rispetto a quelle che si possono ottenere con gli alimentatori lineari nel caso di applicazione pratica. L'altro vantaggio è senz'altro in termini di ingombro e peso, perché il trasformatore ad alta frequenza è compatto. Tipicamente è compatto, leggero. In questo caso vedete ce ne sono due, in realtà spesso questo di segnale viene anche sostituito con un fotoaccoppiatore, quindi per cui c'è un LED da una parte e un fototransistore dall'altra, perché tanto non deve passare potenza, nel percorso di controllo deve passare soltanto il segnale, quindi si può benissimo invece che usare un trasformatore usare, insomma, in modo un pochino più leggero, un fotoaccoppiatore. Questo viene fatto sistematicamente anche in questo tipo di alimentatori switching. In generale questi spesso hanno un fotoaccoppiatore. Invece per la potenza serve un transistore. Okay. Il transistore riesce a fare un trasferimento non soltanto del segnale ma anche della potenza in quantità significative. Per contro si capisce abbastanza bene che è più complesso dell'altro e poi introduce delle interferenze elettromagnetiche. Si capisce, no? Qui c'è un transistore pilotato on e off, la corrente viene assorbita a impulsi quando il transistore fa condurre qua il primario, e quindi nella resistenza serie, diciamo, della rete si inseriscono dei disturbi alla frequenza di commutazione. Quindi va un pochino risolto. Filtro EMI di solito che cos'è? Semplicemente un filtro che blocca, come dire, fa da passabasso a frequenze più elevate della 50-60 Hz. Quindi se io ho qua 10 kHz o 100 kHz di frequenza di switching, questo filtro EMI funziona come filtro a quella frequenza là, in modo che il segnale che il disturbo, diciamo, non si propaghi nella rete. Allora, vediamo delle configurazioni tipiche di convertitori per gli alimentatori switching. Vedete, sono in pratica derivate da quelle che abbiamo visto dai convertitori DC-DC che abbiamo visto. Sono derivate nel senso che si aggiunge alla configurazione che abbiamo visto noi essenzialmente il trasformatore. Quindi ricordate le configurazioni che abbiamo visto: buck boost di convertitore DC-DC, quelle stesse configurazioni con l'aggiunta del trasformatore mi consentono di ottenere dei convertitori per alimentatori switching. Vediamo alcuni casi. Immediati da riconoscere: il primo è il convertitore flyback, cosiddetto flyback converter. Flyback converter ricorda molto il derivato dal buck boost derivato dal buck boost. In pratica il buck boost aveva questa espressione, se vi ricordate. C'era l'interruttore
l'induttore e poi il diodo. Questo era il buck boost. Il flyback è fatto in questo modo. Pratica lo stesso circuito, soltanto sostituito questo singolo induttore col trasformatore. Questo è l'interruttore, vedete, il controllo avviene con attraverso il duty cycle dell'interruttore, diciamo S, è l'unico che c'è presente. Capisce abbastanza bene che cos'è che succede. Quando l'interruttore è chiuso, applichiamo al primario la tensione VD, la VD è la tensione non regolata d'ingresso, quindi abbiamo una... Abbiamo una corrente che cresce linearmente nel tempo, nel primario, mentre invece durante il tempo in cui, durante l'altra semionda, diciamo, l'interruttore è aperto e quindi non passa corrente nel primario. Allora, facciamo una valutazione del flusso. Immaginiamo di mettere la corrente in questo modo, andiamo un pochino. Allora, chiamiamo φ il flusso del campo magnetico nel core, cioè nell'avvolgimento, e immaginiamo di essere a regime, quindi consideriamo una situazione completamente periodica, per cui dopo un ciclo il flusso nel core deve essere uguale al valore precedente. Allora, fatemi un attimo verificare. Immaginiamo una situazione del genere, questo è il flusso nel tempo, mettiamo in modo sincronizzato la corrente nel diodo in funzione del tempo, immaginiamo che questo sia il periodo, e immaginiamo per esempio che questo qui sia 0, 0, T on. Questo T on e questo qui T off. Secondo che mi perdo.
Ok, allora, valutiamo le due semionde. Durante la semionda che corrisponde all'interruttore chiuso, in pratica che cosa mi trovo ad avere? Mi trovo ad avere VD applicata al primario, la tensione VO applicata al secondario con dove il rapporto tra VO e VD è determinato dal rapporto spire. Diciamo N1 e N2 siano le spire del primario e del secondario. Con questi segni, se VD è positivo, VO è positivo con questo segno qua, il diodo è interdetto. Quindi qui possiamo scrivere diodo interdetto. A questo punto la variazione di flusso nel core rispetto al tempo è uguale a VD diviso N1, dove N1 è il numero di spire del primario. In realtà lo vedete, beh, VD sarebbe uguale a N per dφ su dt, quindi N1 per dφ su dt, quindi rigirandolo lo troviamo in questo modo. Diodo interdetto, quindi delta φ sarà uguale a VD per T on diviso N1. Quindi questo è quello che succede al flusso, questa variazione qui è delta φ. La corrente è nulla. Male V0. Allora, quindi questo durante il T-off il diodo conduce, immaginate a regime la tensione, poi lo dimostriamo a posteriori, la tensione è con quel verso lì, il diodo conduce perché a questo punto c'è la capacità che si può scaricare in quella direzione e abbiamo che dφ su dt è uguale a meno V0 su N2 e quindi abbiamo che dφ è uguale a meno V0 T-off su N2 e la tensione applicata al secondario, al primario invece non è applicato niente, quindi andando a fare il conto del flusso, il flusso è determinato soltanto dalla corrente che passa nel secondario, che è proporzionale a V0 diviso N2. Quindi abbiamo questo calo. La corrente qui sarà del tipo, dunque, sarà del tipo
praticamente è proporzionale al flusso, quindi è fatta in questo modo. Quindi segue questo andamento qui. Okay, il diodo non è inerziale rispetto alla corrente. Il fatto che qui ci sia una discontinuità nella corrente è perché, diciamo, quello che nel trasformatore deve essere continuo è il flusso, che non la corrente calcolata soltanto su un avvolgimento. Quindi questo è il periodo che si ripete, per cui poi il valore medio della corrente che passa per forza tutto nel carico sarà da qualche parte qua, no? Questo sarà più o meno il valore medio sul periodo, e chiaramente quel valore medio lì passa attraverso il carico, che nella capacità il valore medio è nullo, cioè la corrente che passa nella capacità a valore medio nullo, quindi il valore medio praticamente passa non passa solo nella resistenza, passa anche nell'induttanza. Vabbè, queste, mettiamolo così, il valore medio che passa nel diodo. Passando nel diodo passa nella resistenza. No, non è lo stesso. No, mettiamolo da questa parte. D'accordo, quindi adesso possiamo fare due conti, possiamo eguagliare questa relazione all'altra, questo Vd per T on diviso N1 deve essere uguale a V0 per T off diviso N2, quindi facciamo un attimo questa operazione, Vd per T on diviso N1 deve essere uguale a V0 per T off diviso N2, chiaramente T on sarà D per T e T off sarà 1 meno D per T, dove D è il duty cycle, quindi T e T si semplifica e quindi si ricava che VO è uguale a VD per il rapporto spire. Questo è quello che avrei se avessi avuto soltanto un trasformatore, per D per 1 meno D, che è quel rapporto funzione duty cycle che abbiamo trovato anche nel convertitore buck boost. Questo è lo stesso del convertitore buck boost, e d'altra parte la topologia è la stessa. Quindi qui si vede bene, aggiustando il duty cycle io posso cambiare la componente, il valore medio della tensione d'uscita, e chiaramente posso rispondere a eventuali variazioni della tensione non regolata. Ok. Quindi se riguardate quelle espressioni sono le stesse, cioè questo andamento qua è uguale a quello che avevamo trovato per il convertitore buck boost, con la differenza che nel convertitore buck boost questo andamento periodico era della corrente nell'induttanza, stavolta sostituiamo l'induttanza da un trasformatore e diventa quello del flusso concatenato con i due avvolgimenti del trasformatore. Ok. Un altro circuito simile a qualcosa che abbiamo già visto e che anche se molto adoperato è il cosiddetto convertitore forward converter. Forward converter assomiglia molto al buck che abbiamo visto insieme. Allora, guardiamo il principio idealizzato.
di nuovo, vedete, ho una sostituzione dell'induttanza con trasformatore, quindi stavolta ho come prima al posto dell'induttanza il trasformatore, e poi qui di nuovo mi trovo un'altra induttanza e il meccanismo classico del Bach. Quindi questo è lo schema idealizzato. Situazione molto simile a quella che abbiamo appena visto. Diciamo, durante il T-on, quando l'interruttore è spento, ecco, quando l'interruttore è chiuso, abbiamo un funzionamento pieno del trasformatore, quindi qui mi trovo in uscita, diciamo VL, perché poi viene applicata, chiamo VL la tensione sul secondario, e direttamente, anzi, aspettate, chiamiamola V2. V2, mi trovo VD per il rapporto spire, e quindi qua la tensione VL, quella sull'induttore, sarà VD meno V di uscita, e quindi sarà VD per N2 diviso N1 meno V0, quindi la corrente nell'induttanza avrà una pendenza del tipo VL su L, quindi 1 su L per VD N2 diviso N1 meno V0. Quindi la variazione di corrente sarà T on su L per VD N2 su N1 meno V0. Quindi questo è di quanto cresce la corrente. Quindi non ho scritto D1 on, D2 off, ovviamente, in questa fase. Quando invece siamo nella semionda negativa, il switch è aperto, quindi col switch aperto il trasformatore ha qua una tensione nulla, però ho una tensione V0 sull'uscita che fa condurre la corrente in questa direzione. Quindi di nuovo la tensione applicata sull'induttanza stavolta sarà, con questi segni, meno V0, e quindi DIL su DT sarà uguale a VL diviso L, cioè meno V0 su L, e quindi la variazione durante il periodo off sarà uguale a T off per V0 diviso L col segno meno. Chiaramente la somma delle due variazioni nell'arco di un periodo deve essere nulla, e da cui possiamo ricavare la relazione che c'è tra VO, tensione di uscita, e VD, la tensione d'ingresso. Quindi nel caso di T off abbiamo D1
uguale a D1 interdetto, D2 conduce e basta. Allora facciamo quindi T on è D per T diviso L, copio questa espressione qua, per VDD per N2 su N1 meno V0, meno VO, VDD per N2 su N1 meno VO, quindi la variazione in salita più la variazione in discesa deve fare 0. La variazione in discesa è T off, che è 1 meno D per T, per V O diviso L uguale a 0. Quindi a questo punto abbiamo tutto, L ed L si semplifica, i termini con VD li lasciamo da una parte, T anche posso semplificarlo, vedete, i termini con VD li lasciamo da una parte, quindi qui mi viene VD per N2 su N1 per D uguale, e di là mi vedete ci compare soltanto VO, perché c'è un meno di un DVO che si semplificano. Quindi vedete, in pratica ho la tensione d'ingresso per il rapporto di trasformazione per questo termine, che è lo stesso termine che avevamo nel BAC. Chiaramente questo è soltanto step down, cioè la tensione al massimo potrà essere VD per il rapporto spire. Altrimenti se il duty cycle è minore di 1 può essere chiaramente più bassa. Quindi diciamo, il forward è uno step down, cioè un convertitore verso il basso, non cambia il segno ed è solo un convertitore verso il basso. Il flyback può anche elevare la tensione, perché a quel termine è 1 meno D a denominatore, per cui la frazione può essere anche maggiore di 1, non cambia il segno. Per il forward ci manteniamo a vedere soltanto la versione idealizzata, non vediamo altro, voglio farvi vedere invece delle altre soluzioni che consentono anche di cambiare segno. Allora, convertitore tipo, partiamo da questa che non fa cambiare segno, questo si chiama un push-pull, però serve come preparazione, push pull converter, queste le facciamo veloci perché sono piccole variazioni sul tema in pratica, qui che cosa abbiamo? Abbiamo in pratica due percorsi possibili sul primario, uno controllato da un interruttore T2, l'altro controllato da un interruttore T1. Vedete, in pratica T1 e T2 conducono in modo alternativo, quindi la corrente va in questa direzione o nell'altra direzione. Questi due avvolgimenti hanno lo stesso numero di spire, mettiamo i punti del trasformatore in questa direzione, quindi diciamo se conduce T1 la tensione è questa, no? VD applicato in questo modo, se conduce T1, lo segno qua, no? Questo chiaramente se T1 è on, la VD è applicata all'avvolgimento di sopra con questo segno, se VD è se T2 è off e on, invece T1 è off, la tensione è applicata con questo segno. D'accordo? Quindi, e questi sono due parti dello stesso primario.
come dire, abbiamo un avvolgimento primario, come si dice, con presa centrale, cioè un punto nel mezzo dove si può, nel mezzo all'avvolgimento dove si può essere collegamento, dove in realtà viene inserita la corrente, e anche il secondario è fatto nello stesso modo. Il numero di spire è N2 e di nuovo anche per il secondario abbiamo la stessa cosa, cioè a seconda del segno della tensione conduce uno o l'altro, quindi se la tensione sarà orientata, quindi se la tensione positiva in alto e negativa in basso conduce il diodo di sopra, se è positiva in basso e negativa in alto conduce quello di sotto. Ancora anche questo conduce in modo alternativo, queste due correnti vengono portate allo stesso nodo, in modo che qui la corrente sicuramente ha questo segno, e poi qua si ha un filtro RLC che fa da passa basso. Qui non c'è contatto elettrico, aspettatelo, lo rendo più esplicito. Preferisco un pochino di ridondanza in più per far vedere che qui il contatto elettrico non c'è. Tra questo nodo e massa mi trovo una tensione che, come vedete, è sempre l'AVD è la VD per il rapporto spire. Vediamo un attimo. Allora, T1 on, T2 off. T1 e T2 vengono pilotati in controfase. Quindi, chiamiamo questa qua VOI, questa tensione all'ingresso del filtro. Allora, guardiamo, quando siamo in questa situazione la tensione VD è applicata come in alto, quindi è questa parte dell'avvolgimento che è citato, questa tensione qui me la ritrovo qua in uscita moltiplicata per il rapporto spire, quindi conduce di 1, su questo invece è una tensione orientata, vedete, una tensione orientata in questo modo, quindi di 2 non conduce, di 2 è interdetto, e la tensione VOI non è nient'altro che VD moltiplicata per il rapporto spire. VOI uguale a VD per il rapporto spire. La tensione sulla induttanza VL sarà VOI meno VO. VL uguale VOI meno VO. E quindi avrò una crescita della corrente nel... una crescita della corrente nell'induttanza. Ok, poi abbiamo una fase durante la quale sono tutte e due spente, a questo punto tutti e due i diodi sono interdetti.
Quindi in quel caso lì VOI è uguale a 0 e VL è uguale a meno VO. Poi il pilota l'altra fase in cui T2 conduce e T1 non conduce, la situazione è opposta. Di fatto quando T2 conduce la VD è applicata in questa direzione, quindi il flusso scorre nella direzione opposta e la seconda parte dell'avvolgimento, quindi è con la tensione giusta per far circolare la corrente, perché la tensione è alta qua, bassa qua, quindi T2 conduce, T1 è interdetto. Allora, in questo caso siamo esattamente nel caso di prima. E quindi VL è uguale VOI meno V0. Ok, allora, a che serve tutto questo? Sembra una complicazione, in realtà lo scopo principale è quello di fare in modo che il flusso del campo magnetico non sia tutto sempre nella stessa direzione. Com'è che si pilota il tutto? Abbiamo 0, vediamo le fasi come vengono scelte, TS, T, chiamiamolo T, questo è il periodo di switching, questa è la metà, e A, B, C, diciamo queste sono le fasi, si pilota in questo modo, fase A, fase B, fase C, fase B, eccetera. Quindi conduce uno, conduce prima nella fase A, siamo in questo caso, poi nella fase B siamo nel caso B, cioè la tensione scende. Vedete, quindi è la stessa situazione che abbiamo visto nel forward, ripetuta però stavolta ogni mezzo periodo, dunque stessa situazione che abbiamo nel forward, ripetuta però ogni mezzo periodo, e poi con il vantaggio di avere il flusso del campo magnetico nel trasformatore che si inverte ogni volta. Che cosa serve questa cosa? Serve nel caso in cui la frequenza di switching sia tale da dover comunque adoperare un nucleo di materiale ferromagnetico per il trasformatore. Questa funzione nella maggior parte dei casi della frequenza di switching che si deve adoperare. Se si deve adoperare un nucleo di materiale ferromagnetico nel trasformatore, è conveniente poter invertire il flusso del campo magnetico in modo da non ottenere la magnetizzazione permanente del materiale ferromagnetico. Nel forward, se vi ricordate, il flusso di materiale ferromagnetico viene modulato, ma è sempre soltanto in una direzione. Questo può portare a una magnetizzazione permanente che si cerca di evitare, perché nel caso di aspettate, quindi vi ripropongo. Allora, quindi tensione d'uscita come nel caso del forward converter, il flusso del campo magnetico nel trasformatore
cambia segno, segno ogni semiperiodo, evitando la magnetizzazione permanente del nucleo ferromagnetico del trasformatore. Ok. Vediamo un po' se completiamo con altre due topologie per finire questa escursione. Le altre due sono half bridge e poi vedremo full bridge, half bridge converter. Allora, là che cosa abbiamo? Allora, questi sono due trasformatori identici e sono due capacità identiche e questi sono adoperati invece in controfase, i due interruttori. Quindi vedete, in pratica qua c'è una tensione a riposo che è VDD mezzi e quindi la tensione V1 viene ad essere, la tensione sul primario, diciamo V1, viene ad essere quando T1 conduce più VDD mezzi, quando conduce T2 meno VDD mezzi. Questa tensione va rispettivamente a VDD o va a 0. Quindi T1 on, T2 off, abbiamo V1 uguale a più VDD mezzi. Nell'altro caso T2 on, T1 off, la V1 va a meno VD mezzi. Allora, il secondario qua è un avvolgimento a presa centrale del tipo che abbiamo visto prima. In pratica questo si porta qua e poi c'è il filtro. Quindi vedete, anche in questo caso si ottiene un flusso che viene invertito a ogni mezzo ciclo e nel caso la VOI in questo caso qui è uguale a VDD mezzi per N2 su N1 che conduce il diodo D1. Nell'altro caso invece conduce il diodo D2, ma la VOI ha di nuovo lo stesso valore. Quindi la VL, se questa è VO, questa è VL, la VL in tutti e due questi casi sarà VDD mezzi per N2 su N1 meno VO e qui sarà uguale VDD mezzi per N2 su N1 meno VO. Quando invece T1 e T2 sono tutti e due interdetti, abbiamo ovviamente che V1 è uguale a 0 e quindi la VOI è uguale a 0 e quindi la VL sarà uguale a meno VO.
stesso meccanismo che abbiamo già visto. Quindi di nuovo, se questo stato è A, questo è C e questo è B, abbiamo una situazione come quella di prima. Su un periodo unico, dividiamo il periodo in due parti uguali. In una parte abbiamo A, poi stacchiamo tutto e abbiamo B, poi attacchiamo invertiti e abbiamo C e poi riabbiamo B. Quindi se vado a scrivere l'espressione della corrente per fare in modo che a ogni periodo la corrente ritorni al valore iniziale, vedete, trovo sempre la stessa espressione di prima. L'unica differenza significativa è che stavolta qui ho un 2 a dividere, d'accordo, per cui mi troverò ad avere che VO sarà uguale a VDD mezzi per N2 diviso N1 per il duty cycle. D'accordo? Duty cycle è lo scrivo in questo modo come rapporto tra tra l'intervallo di tempo durante il quale uno dei due interruttori conduce e quello, quello totale, no? Quindi sarà la fase A più C diviso tutto il periodo. Okay, scritto in questo modo ottengo questa relazione. Questo è quello che abbiamo trovato già nel caso del push-pull e nel caso del forward. E per concludere, prendiamo quello che si chiama full bridge. Caso full bridge converge, abbiamo un ponte completo, quindi 4 interruttori invece che 2. La situazione è questa, quindi abbiamo il mezzo ponte di prima e poi invece di avere le due capacità abbiamo un altro mezzo ponte. Allora, qui in questo caso ci sono due fasi, dunque durante una fase T1 e T4 sono on, T2 e T3 sono off. Allora, in questa fase abbiamo che la V1 è uguale a VD, d'accordo? Quindi la tensione sul secondario sarà V1 moltiplicato per il rapporto spire e quindi conduce D1, questo è D1, questo è D1 conduce e quindi la VOI è uguale a, la VOI è questa, è uguale a VD per N2 su N1. Come al solito stiamo trascurando sempre la caduta sul diodo, per cui la VL sarà VL uguale a
VD per N2 su N1 meno VO. Come sempre in questi ragionamenti supponiamo che la capacità abbia abbastanza inerzia a mantenere questa tensione praticamente costante. Quindi, questa è una fase. L'altra fase invece funziona con il bridge al contrario, quindi cioè quello che era chiuso è aperto e viceversa. Stavolta T2 e T3 sono on, mentre invece T1 e T4 sono off. Questo è molto più efficiente del caso precedente, perché vedete, praticamente conduce sempre il primario. Stavolta, al contrario, applico la VD alla rovescia. D'accordo? Quindi praticamente la V1 viene stavolta uguale a meno VD, quindi stavolta la tensione sul secondario arriva col segno opposto e quindi D2 conduce e D1 è interdetto. Più sbagliato il segno, secondo me, scusate, sbagliato il segno del... Un attimo, T1... circuito che vi volevo far vedere io, questo, vabbè, no, questo non è il circuito che vi volevo far vedere io. Va bene, comunque con D on a on VI VI è uguale a VD per N2 diviso N1 di nuovo, e quindi VL è uguale a VD per N2 su N1 meno V0. E allora no, in questo caso qui ci vuole anche il caso in cui tutti off. Ho fatto un errore, tutti sono interdetti. A questo punto, quando tutti sono interdetti, la VOI è uguale a 0 e quindi VL è uguale a meno V0, meno VO. Quindi abbiamo bisogno un'altra volta delle tre fasi A, B e C, e quindi anche in questo caso si otterrà VD offset uguale a VD per N2 su N1, non c'è il 2 a dividere perché sul primario è applicata tutta la VD per il duty cycle. Ricordo, quindi tra il full bridge e l'half bridge c'è un fattore 2 nella conversione, dovuto al fatto che al primario è applicata tutta la VD, non soltanto VD mezzi come si faceva nell'altro caso. D'accordo, ci fermiamo qua.